Decisamente mi sono rotto di stare fermo da queste parti, per cui ho deciso che è il momento adatto per andarsi a fare un giro. Esplorare un po' la zona e ritrovare qualcosa di nuovo, anche se sinceramente devo capire bene dove sto andando. Quindi andiamo verso questo lato. Io sinceramente mi auguro di trovare qualcosa di interessante, anche se il paesaggio è alquanto monotono, sempre stessi alberi, stessi terreni, blocchi di neve sospesi nel vuoto. Ci sta niente di nuovo, niente di interessante. Il paesaggio è uguale, fotocopiato, anche se... Aspetta, quello che è? Quello non è la vite. Sembra una quercia. Cioè, sta più di una. Allora, da queste parti crescono anche le querce. Sinceramente non l'avevo mai notato. Non sei sicuro? Vedete? Quercia. Allora crescono anche le querce. E allora me ne devo prendere. E soprattutto devo prendermi i germogli. Così li posso piantare vicino a dove vivo e avere due varietà di alberi. Finalmente mi posso fare la porta di quercia, che almeno ha una finestrella che mi permette di vedere oltre. Questa è stata una bella scoperta, però mi sono ingegnato, quindi se avessi un po' di ferro mi farei le forbici, ma quello che ho non lo voglio sprecare per un paio di forbici. Dove sta il giornale? Non l'ho preso. Ah, ecco qua. Così almeno lo posso piantare. Ah, questa è una bella fortuna. La fortuna è che non mi ha droppato neanche una mela. Che di solito le querce droppano anche le mele. Meno male che la zona è... Oh, guarda, un ramoscello caduto dal cielo. Quanti ramoscelli? 6. Potrebbero finché essere sufficienti, ma preferisco abbondare. Non è detto che i ramoscelli attecchiscano il punto dove li pianterò. Ah, sinceramente non pensavo di avere la fortuna di trovare una quercia in questa parte. Di sicuro non avrò la fortuna di trovare le betulle. Oppure la cacia. Sta un flusso d'acqua. Scusa. Ok, adesso abbiamo il legno. Con questo legno mi farò delle ottime porte. Non lo so, mi conviene già tornare indietro per depositare il legno oppure mi conviene andare avanti. Beh, una cosa è sicura, questa quercia non me la voglio perdere. Con la fortuna che ho magari potrei trattare anche la mela. Non molto, però va bene. E la mela è arrivata.
Sta calando il sole. Forse mi conviene trovare o un riparo o mi conviene andare avanti. Io penso che viaggerò ancora un poco. Questo viaggio esplorativo principalmente per cercare del ferro, del carbone e altri materiali. Perché sto un po' in riserva e vorrei evitare di perdere. Comunque, per non perdermi, meglio mettere una freccia che indica la direzione che devo prendere al ritorno. E visto che probabilmente camminerò di notte, meglio metterci un torcio. Almeno saprò che da quella parte ci sta casa. Ok, e adesso andiamo. Purtroppo il sole alla fine ha deciso di calare. E purtroppo non ho trovato né voragini né caverne che scendono verso il basso. Per cui devo sperare che almeno da queste parti ci sia. Forse c'è. Bingo! Ho trovato un canyon. E mi sembra anche molto premium. Bene, bene. C'è proprio cala la notte, mi conviene segnare la zona. Così non dovrei perderla. Eh sì. È molto profondo. Ci sono pure varie spaccature. Poi sinceramente, forse è il caso di tornare indietro. Però visto che in zona non mi sembra di vedere mobile, forse la soluzione migliore ora è quella di scendere giù. Potrei sfruttare l'acqua gelata e crearmi una cascata. Se funziona, ho fatto in modo di scendere. Senza farmi danno. Sì, potrebbe funzionare. Prima che l'acqua si ricongeli, mi conviene scendere. Vediamo se riesco a raggiungere quel muretto sporgente. Sì, ha raggiunto sto cazzo. Vabbè, almeno qua dentro ci sta la caverna. Andiamo ad illuminare. Oh cazzo! Meno male che è esploso lontano. Bene, 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 ferro. Già abbiamo trovato qualcosa di interessante. Però è meglio. Ok. Cominciamo a tagliare questo ferro. Scusate il giro all'improvviso, ma voglio essere sicuro di non avere sorprese. Questo gioco la paranoia è al massimo. Ora prendiamo anche questo, vediamo se riesco a farlo sto maglietto. No. Vabbè, non mi lascio scalini e scendiamo giù. Non l'ho fatto bene, scusatemi. Allora, uno, due, ma dovrebbe essere a posto. Però, per sicurezza, faccio così e mi dà il pensiero. Mi sa che il posto è più grande del previsto e ci sono molte diramazioni. Beh, penso che lo esplorerò meglio nella prossima puntata. Per il momento mi fermerei qui.